Facile da guidare, leggera e guidabile naturalmente con patente a due. Kawasaki si ributta sul segmento delle cruiser con una moto di piccola cilindrata e rievoca il nome, la Eliminator, questa volta in versione 500. La base tecnica è presa dalla Ninja 400 per quanto riguarda il telaio e il motore, mentre il resto è stato rivisitato completamente. Quindi partiamo dal vedere com'è fatta. Come dicevamo, il motore è stato ripreso dalla Ninja 400, ma adesso la corsa è stata allungata per aumentare la coppia. In particolare si tratta di un motore da 451 cm3 con 45 cavalli e 43 Nm di coppia. La ciclistica invece riprende proprio dal telaio, anche questo sulla base della Ninja 400, è stato però risviluppato soprattutto nella parte laterale e tramite il computer sono riusciti a gestire lo stress nella parte laterale soprattutto dell'ancoraggio del motore. Continuando con la ciclistica, all'anteriore si trova una forcella da 41 mm con 120 mm di escursione, mentre dietro il doppio ammortizzatore con 90 mm di escursione ciascuno, regolabile naturalmente come al solito sul precarico in 5 livelli. L'impianto frenante invece è costituito da disco anteriore da 310 mm, mentre al posteriore un disco da 240, gomma invece da 18 il cerchio anteriore e 16 al posteriore. La seduta in sella naturalmente è quella della base della Cruiser, quindi con la sella molto spostata all'indietro, ma il telaio che, come già abbiamo ridetto parecchie volte, è ripreso dalla Ninja, porta la triangolazione generale molto simile a quella che era nella Ninja 400, anche se le gambe sono un pelo rialzate e il manubrio un pelo spostato in avanti. In generale il comfort si sente a lungo e questa impostazione, che deriva comunque da una moto sportiva, permette di avere anche tanta manovrabilità nelle curve sia strette ma anche ad alte velocità in curve larghe. Kawasaki Eliminator 500 sarà quindi disponibile a partire da febbraio al prezzo di 6.490 euro per la versione base, mentre si sale a 6.890 euro per la versione SE, quella che vedete qua. Inoltre vengono forniti direttamente da Kawasaki 4 anni di garanzia e il tagliando è garantito ogni 12.000 km. Quindi Kawasaki ha dato tanto a questa moto, che ha anche parecchio da dare. A differenza delle solite cruiser, la Eliminator 500 ha una linea più lunga all'aspetto, merito del serbatoio e codino ridotti in spessore e pensati per regalare un effetto più sportivo alla moto. A mantenere le caratteristiche di una cruiser però ci pensano la sella spostata indietro e la forcella tanto inclinata, che danno proprio quella sensazione di comfort solamente a guardarla. Inoltre Eliminator sarà disponibile in due versioni diverse, quella base molto spoglia, pensata per poter essere customizzata a posteriore direttamente dall'acquirente, quindi fatta personalizzata, mentre è anche disponibile la versione SE con l'aggiunta di alcuni dettagli particolari, tra cui il cupolino anteriore, la sella ricamata più definita e i soffietti che coprono gli steli della forcella. Inoltre anche il prezzo allettante, sia per la dotazione, considerando anche il fatto che monta un motore bicilindrico ben strutturato. Ciò che manca a questa cifra, ma soprattutto considerando la categoria di moto, è una sella del passeggero più abitabile. Questa infatti è molto stretta in termini di dimensioni e abbastanza dura quando ci si siede sopra. Sarebbe stato poi anche bello poter scegliere magari un'altra colorazione durante la fase d'acquisto. La Kawasaki Eliminator 500 ha saputo quindi differenziarsi dalle altre cruiser grazie a un aspetto e una guida più sportive. Difatti non rimane quella moto da passeggiata per il weekend, ma ci si può anche divertire tra le curve, mantenendo comunque il comfort a basse velocità. In più mantiene anche la qualità di Kawasaki, certo non spicca per dotazione, ma non dà neanche quel senso di spoglio. Salendo in sella la Kawasaki Eliminator 500, la prima cosa che viene fuori è la sua facilità, merito di un peso davvero contenuto per la categoria, che la rende estremamente agile alle basse velocità e ben gestibile alle alte, soprattutto perché il baricentro rimane comunque spostato nella zona inferiore della moto. Dopo le prime curve poi viene fuori anche il motore, ben gestibile soprattutto perché è molto fluido nell'erogazione. Già
dai bassi giri infatti si riesce a viaggiare senza problemi, senza che il motore faccia fatica, per poi arrivare agli alti dove ha comunque abbastanza coppia. Inizia a essere un po' strozzato invece intorno ai 7-8 mila giri, nonostante la zona rossa venga rilevata intorno agli 11 mila. Il cambio è ottimo soprattutto negli innesti, ma è rapportato tanto corto su tutte le marce. Si arriva infatti in sesta davvero a basse velocità. È vero che il motore riesce a reggere, ma un'ultima marcia in overdrive sarebbe stata comoda sia per abbassare i consumi, ma per viaggiare anche ad alte velocità, ovviamente a regimi minori. Nella nostra prova poi partiamo direttamente dall'autostrada per testare la moto. Questa risulta essere molto stabile, soprattutto grazie alla forcella tanto inclinata, e comoda grazie alla posizione di guida e una sella che mantiene il comfort davvero per parecchi chilometri. Manca naturalmente la protezione dell'aria, questo dovuto ovviamente alla categoria e la mancanza di un cupolino in qualsiasi versione della moto. In generale però si riescono a percorrere tanti chilometri senza fare troppa fatica e anche intorno ai 120-130 senza problemi. Spostandoci invece in zone con più curve viene fuori l'animo sportivo di cui abbiamo parlato dell'Eliminator 500. Infatti basta spostarsi leggermente in avanti col busto e si riescono a effettuare destra-sinistra lungo i curvoni anche ad alte velocità. Invece su curve un po' più strette ma comunque rapide viene fuori l'animo da cruiser, quello un po' più da passeggiata. Infatti la forcella tanto inclinata e il peso spostato nella zona posteriore rende l'anteriore tanto leggero, tanto che bisogna frenare un pelo di più per l'impostazione di curva per evitare di perdere l'anteriore. E a proposito, riguardo l'impianto frenante, questo è un buon compromesso per il tipo di moto. L'anteriore è abbastanza modulabile nella prima fase di leva, mentre basta premere un pelo di più senza neanche andare a fondo per avere un grande effetto mordente. Diciamo che sul rettilineo si potrebbe anche frenare solamente con l'anteriore senza pochi problemi. Il posteriore invece è ben gestibile e tra l'altro non abbiamo mai sentito l'ingresso dell'ABS in nessun caso. E a sostenere tutta la moto le sospensioni invece, che a primo impatto risultano essere quasi troppo morbide appena si sale in sella, invece sono ben tarate per la gestione di questa moto. L'anteriore infatti segue bene anche in curva nonostante rimanga leggera, e forse questo che va a correggere un po' il problema di cui parlavamo prima, mentre al posteriore il doppio ammortizzatore, conosciuti solitamente per arrivare a pacco facilmente, riescono a sorreggere bene anche in caso di ostacoli grossi lungo la strada. E concludiamo il nostro giro in città, luogo in cui la Kawasaki Eliminator comunque si trova a proprio agio vista la sua facilità. Infatti la gestione del peso la rende davvero comoda per fermarsi al semaforo o per viaggiare a basse velocità senza risultare troppo ingombrante. Inoltre la seduta in sella di 735 mm da terra rende facile poggiare entrambe le gambe quando si arriva al semaforo. Tra l'altro è possibile anche scegliere una sella più bassa di 715 mm o una rialzata di 765 mm.